È arrivato l'ultimo giorno di scuola, ma per noi non è un semplicissimo ultimo giorno di scuola. Per Vanessa sarà l'ultimo giorno delle elementari. Bimbe, buongiorno. Ultimo giorno di scuola. Ehi, amore. Sì. Sei contenta? Sì? E andiamo a svegliare la nostra principessa. Per lei sarà l'ultimo giorno all'elementare, amore. La mia bimba diventa grande. Bimba! Ehi, dai, su. Preparati al tuo ultimo giorno all'elementare, amore. Ieri Vanessa mi ha detto che stamattina si sarebbe svegliata subito. Guardatela un po'. Eccola! Ciao, amore! Cosa? Cosa sta dicendo? Ma ieri non avevi detto che ti dovevi alzare subito? Non mi sembri molto entusiasta invece. No, sei stanca, amore. Dai che oggi si festeggia. Amore, stai guardando la tua foto di classe, dai. Ma ti mancano così tanto. Ah, e perché la guardavi? Sei diventato grande, bimba mia. Un po' troppo velocemente. Andiamo a prepararci, che oggi ci aspetta una giornata lunghissima e molto intensa. Anastasia, Anastasia, svegliati. Dai, amore, su da quel letto. Ultimo giorno di scuola, lo passiamo così? Questo è l'entusiasmo che hai? E niente, cucciolini, ad Anastasia non la colpisce nemmeno l'ultimo giorno di scuola. Non si vuole alzare dal letto. Mentre Vanessa è già super attiva e si sta già preparando, oggi per Vanessa sarà una giornata veramente, veramente impegnativa. Abbiamo la pizza pranzo, la festa prima dell'uscita alle 14 da scuola e questa sera, serata speciale con i suoi compagni in discoteca. Ma sei pronta finalmente? Sì. Fatti vedere come sei vestita oggi. Wow, sembri Jane, la moglie di Tarzan. Sai che oggi alle 14 si finisce la scuola, vero? Sei contenta? No. No? No. Ma perché? Così così. Così così, dai, un po' di relax ci sta. Tu sei contenta di finire queste elementari? Sì? Cioè no. Ah, vabbè, l'anno prossimo conoscerai nuove persone, no. Ti adatterai, ti ambienterai e poi sarà bello. Lo so, anche io sono molto triste perché sei diventata grande. Va bene, dai ragazze, andiamo, ci prepariamo quest'ultimo giorno. Per noi oggi sarà una giornata intensa, tu lo sai, vero? Per te e la tua classe. Ma fino a stasera che andiamo in? Disco? Yes. Sono in macchina, è l'ultimo giorno di scuola e sono a scuola. Bene, ma voi avete già finito la scuola? Se sì o no, scrivetelo nei commenti. E ci vediamo dopo la pizzata. Ciao! Allora, Vanessa e Anastasia sono a scuola per il loro ultimo giorno di scuola, come avete ovviamente ben capito, ma per Vanessa sarà proprio la fine delle elementari e per questa giornata abbiamo organizzato diverse cose insieme alla classe, quindi andremo a pranzo in pizzeria con i bimbi, le maestre e alcuni genitori che potranno partecipare, poi festa in classe, lancio dei palloncini di cui loro non sanno nulla e questa sera seratona in un locale a festeggiare per l'ultima volta le elementari. Ciao amore! Buon appetito! È arrivata la pizza? Brave! Ciao Tere! Buon appetito bimbe! Hai pianto a scuola oggi? Anche io! Anche Bianca! Ciao Diego! Hai pianto? No! No? Grande! Ci vediamo a scuola! Ciao! Ciao! Ok ragazzi, pranzo finito, gli studenti sono rientrati in classe e adesso entriamo anche noi e li festeggeremo per questo ultimo giorno di elementari. E guardate un po' chi c'è qua! Ciao amore! Amore, sei pronta? Emozionata? Un pochino? Thank you.
amore, ben arrivata! Finita la scuola! Sì! Non è ora di merenda, quindi hai pranzato stasera? No. Perché? Vabbè, non mi piace. Cosa c'era? Ma non puoi non mangiare. I labiali. E poi? Non mi ricordo. Però Anastasia, tu devi mangiare a scuola, eh? Comunque è finita, dai. Agreste mangia però, Perché se scopro che non mangi non ti mando più, d'accordo? Vediamo tua sorella invece che sarà un po' stanchina. Ciao amore, sei stanca? Allora, visto che tra poco ci dobbiamo preparare per andare alla festa di stasera, io non vedo l'ora. Volete fare un riposino? Sì? Dai, allora tu finisci di fare merenda, pranzo e facciamo un riposino e poi ci laviamo e ci prepariamo, ok? Sì. Allora ragazzi, manca veramente poco alla finale di questa giornata in cui appunto festeggeremo in questo locale molto bello all'aperto. Ma andiamo a vedere Vanessa a che punto è per la serata. Vane, fatti vedere. Wow, lavata, vestita. Fatti vedere, fermo. Che bellino amore. E questo qui è da indossare. Andiamo. Ancora un attimino che sta arrivando papà, ok? Che trucco hai fatto? Vediamo. Leggero. Hai messo anche il mascara. Bello, così quasi lo metto anch'io. Fatti vedere, amore. Mamma mia, sei bellissima. Sei un confettino. E hai fatto tutto da sola. Ti sei lavata, ti sei asciugati i capelli. Un trucco leggerissimo perché sei piccolissima, vero? Ma quanto sei bella? Tantissimo. Tantissimo. Sei contenta di questa serata in discoteca? Sì. Sì, per te è la prima volta. Siete pronte? No. Sì. Siamo andate. Chi è che ha detto no? Quindi vai su. Chi è che ha detto no? Ciao Giadina! Sei contenta Giada di questa serata? E della fine della scuola cosa mi dici? No. Sei un po' triste? Sì. No. Ma brava, ma infatti ragazze, la vita va avanti, si fanno nuove amicizie, nuove esperienze, si cresce. Allora, ci vediamo in discoteca? Siete pronte? Anastasia, tu sarai prontissima. Amore, siamo arrivati in discoteca. Ti piace? Guarda. È questa. È in mezzo alla strada. Stiamo per entrare nella celebrità. Siete felici? Siete pronti a scatenarvi? Buon appetito, bimbe! Ma voi avete soltanto una focaccina? Eh no, è impossibile. No, dovrebbe arrivarvi qualcos'altro. Questa non è un tappo. Ti piace, Vane? Bello, eh? Bellissimo. Ti piace questo posto? Sì? Sì? Hai preso da bere? Hai caldo, Ani? Hai caldo? Stai bene? Ciao, Jasmine! Buon appetito! Grazie! Si mangia? Nuggets e patatine! Wow! Nuggets! Ani, il tuo cibo preferito! Stai mangiando bene, amore? Cos'è? Che è stato? Avete schiacciato una crocchetta di patate? Sì! Allora, mandiamo da queste ragazzine quasi adolescenti. Dai, raccontatemi un po' le vostre emozioni di questa giornata, dai. Bellissimo. E tu sei ancora all'elementare. Scusa, ma vai in quinta? No. Mi dispiace? Eh beh, direi di sì. Sì. Però... allora, da una parte sono felice e da una parte sono triste. Certo. Vabbè, intanto che rivedrete comunque tutti perché la scuola è quella e avete scelto tutti quella scuola praticamente. Però le maestre cambieranno. E vabbè, ma si cresce, è normale. Anche la materna avete lasciato le vostre maestre. E la mamma già non capivamo. Cioè, io ero felice di andare alle mamme. Ah, ok. Bene, bene. Dai, Giada? Allora, io sono felice. Sono felice che incontro nuovi amici, maestre, però sono triste per le maestre o altri compagni che non verranno nella
a me soprattutto Dani. Mamma, vado in bagno con Asia. Vado in bagno con Asia. Ok, non correte. Non io devo andare in bagno. Non correte. Vanessina, sei felice? Un po' triste anche te. Insomma, tutte per le maestre, però contente di iniziare una nuova avventura. Brave, buon appetito. Vai ragazze, pista da bella, si bella. Le gemelline. Tornati a casa e non ho fatto in tempo a salutare Vanessa che si è addormentata perché sono le 2 di notte. Vanessa, ti sei divertita? Sì. Ti è piaciuta la tua festa di fine elementari? Sì. Sei contenta, amore mio? Sì. Ok, allora buonanotte. Siamo arrivati al penultimo giorno prima della fine della scuola. Oggi è giovedì. Anastasia, sei contenta? Un po' stanchina ancora. Devi fare l'ultimissimo sforzo che è domani e poi siamo a casa per le vacanze. Cosa mi hai chiesto stamattina? Quanti giorni stiamo in vacanza? 90 giorni. Sono tanti, ci possiamo riposare benissimo. Ma oggi che cosa c'è? Ciao! Ciao! Cosa c'è oggi dopo la scuola? La festa di fine anno. Di chi? Della classe. Della tua classe, vero? Sei contenta? Sì. Sei contenta che finisce la scuola, Vanessa, o ti dispiace un po'? Ti dispiace un po'? A me neanche tanto così. Io non vedo l'ora di dormire fino alle... Boh, poi io mi sveglio prestissimo comunque. Tu non hai bisogno di dormire? Non hai voglia di dormire? Sì, immagino, vero? Dai, che settimana prossima si parte, andiamo a fare 2 settimane al mare. Andiamo a scuola e domani sarà l'ultimissimo giorno di questo anno scolastico. Vado ad andare in bici un minuto prima di andare a scuola. Ti aiuto, la prendo io. Eccoci qua. Vediamo un po'. Non cadere, non farti male, non ti sporcare. Che dobbiamo andare a scuola. Vediamo un po' se abbiamo acquisito qualche informazione questa notte. Piedino in alto, non quello in basso. Devi lanciare. Ecco, brava. L'altro. Pronti? Via! Magari se sei dritta invece di stare in curva, mettiti di dritta, brava. Ok. Dai amore, su, forza dal piede più alto, dal pedale più alto. Ma sono già sgonfie le ruote, no? No. Dai amore, su. Niente? Sei ancora scarica? Sei scarica dalla notte? Vabbè, dai, dai, andiamo a scuola perché non si riesce. Amore, andiamo a scuola? Ci proviamo domani?
Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Siete contenti che la scuola sta per terminare? Io sì, tantissimo. Secondo voi sono più contenta io o Vanessa e Anastasia? Scrivetemelo nei commenti. Allora, oggi ci sarà la festa di fine anno scolastico per Vanessa e ovviamente parteciperà anche Anastasia, quindi super felice anche di questa giornata. E quindi ci vediamo più tardi, quando le vado a prendere a scuola, alla festa di fine anno. E voi l'avete fatta la festa di fine anno con i vostri compagni? Scrivetemelo nei commenti. Bentornata cucciola. Amore. Ciao amore, bentornata. Allora, tua sorella è già andata via con Giada all'oratorio, ma secondo me arriviamo prima noi di lei. Tutto bene a scuola? Domani Ani. Domani Ani. È l'ultima giornata di scuola. Sei contenta? No. Dai che dormiamo un po'. Ok amore, andiamo alla ricerca di Vanessa. Ma cosa stai mangiando? Panino alla Nutella. Ma anche qui? Io sto mangiando le patatine. Le patatine? E Jasmine cosa sta mangiando? Le patatine, fatti vedere con i capelli corti. Ma come stai bene, bravissima amore. Anch'io i capelli corti. Ma ciao amore, anch'io i capelli corti. Tu come stai? Bene, ho fatto pure gli orecchini. Senti, ma chi è che ti ha dato bacino qua? Per caso quella signorina lì? Perché hai il rossetto. No amore, capelli corti, più corti. Sì, avete tutti i capelli corti. Tocca ad Anastasia tagliare i capelli, perché Anastasia sei l'unica che si è rimasta con i capelli lunghissimi. Io direi che prima di partire per le vacanze un piccolo taglietto lo possiamo dare, eh? Che dici? Si chiama Giada. Li tagliamo un pochino? Pronto? Non ne vuoi sapere? Ciao amore, mamma che faccia hai? Sei bordeaux, è la prima volta che ti vedo da quando sono arrivata in questo posto. Oddio Vanessa, vuoi andare a sciacquare la faccia? Sei sicura? Andiamo in bagno? C'è l'acqua fresca, eh? No. Ascoltami, però ti posso chiedere una cosa, non continuare ad andare a giocare nel campo perché sei rossissima. Rinfrescati un pochino, va bene? Ti stai divertendo? Hai visto che sono arrivate le maestre? Ti mancheranno? Domani è l'ultimo giorno, Vane. Se ti mancano, chiedo di poter procedere. Ancora un mesetto. Dai, vai a divertirti e non stare sotto il sole, ok? Ciao Tere, ci sei anche tu? Sei pronta per sabato? No. Ma smettila! Ma se sei... non diciamo chi, perché sabato poi ci sarà un bellissimo video su di voi. Io ne avrò due. Uno dei grandi e uno dei piccoli. Cioè, ma ci rendiamo conto? Guarda, che se vai avanti così mi sa che l'anno prossimo ne avrai tre tu. Grandi, piccoli e grandissimi. Vabbè, Anastasia, ti stai divertendo? Tra poco andiamo a casa, perché l'oratorio chiude, lo sai? Dimmi amore. Voglio il sushi. Tu mangi adesso quando è ora di tornare a casa? Mitica. Divertita? Distrutta? Adesso vi butto nella vasca da bagno perché siete sporche. Sei divertita amore? Quanto sei rossa? Ora bimbe, siamo tornate a casa. Bravissime, vi siete fatte la mancina. Eravate sudatissime, mamma mia. Vi è piaciuta la festa? Vane, ti è piaciuta? C'erano anche le tue maestre. Adesso ci asciughiamo i capelli e andiamo a mangiare fuori, va bene? Ragazze, domani cos'è? L'ultimo giorno di scuola. A chi dispiace? A te, Vane? Ma no, ci stanno le vacanze, bisogna riposarsi, rigenerarsi, vero? Dai, asciughiamo i capelli così andiamo a mangiare qualcosina, va bene? Dove? Non lo so. Ma perché sei stata tutto il giorno sotto il sole? Te l'avevo detto di non stare troppo sotto il sole. Adesso non ti senti bene. Comunque adesso andiamo a mangiare e poi veniamo a casa e dormiamo, ok? Ce la fai? O vuoi stare a casa? Con chi? Da sola. Non è vero, sto scherzando. Il tuo amore? Abbiamo visto un sacco di bimbe che hanno voluto fare la foto con te. È vero amore, con te e con te anche. Buon appetito. Sei stanca? Hai fame? La pizza d'ora! Siamo tornate a casa, ragazze. È l'ultima notte prima dell'ultimo giorno di scuola. Poi domani, cioè, dormo fino... No, domani amore si va ancora a scuola. Lo so. Ah. No, venerdì dormo fino alle 10. Non cioè. È vero, perché sabato mattina alle 9:30 dobbiamo essere al teatro. Hai il saggio, amore. Il tuo primo saggio.
Allora, a me sono contentissima che finisce la scuola, però mi dispiace un pochino. Lo so. Allora, cosa ti mancheranno? Non sono felice perché anche perché è finita la scuola, ma perché il prossimo anno ci ritroviamo in seconda, non siamo più in prima. Che certo, amore. La prossima sarà diversa. Sei diventata grande. Tu sei in seconda e Vanessina è all'ultimo anno dell'elementare. Mamma mia, ragazzi, come si cresce. Io divento vecchietta. Divento una vecchietta. Senza... Hai cambiato, mamma? Sì, un pochino. Una vecchietta senza denti, coi capelli bianchi. Vabbè, dai, facciamo finta che sono una vecchietta senza denti. Comunque, oggi vi siete divertite? Aspetta, posso dire una cosa, Vane? Certo. Aspetta. Vane. E io? E io? E io non lo posso sapere, cucciolini? Sì. Cosa sì? Te lo dico. No, dillo tutti. No. Vabbè, dai, se non mi volete dire questo segreto non c'è problema. Allora, ascoltatemi bene. Io adesso sono un po' stanchina. Voi? No. Ma se stavi sbadigliando? No. Vabbè, adesso ci mettiamo il pigiama, tu l'hai già messo. Tu no, io nemmeno, siamo appena tornate a casa da cena. Sì, sei bellissima con questo smile stupendo. Adesso ci andiamo a lavare i denti, ma tu li hai già lavati, perché tu sei super attiva certe volte. Adesso io e te andiamo in bagno, ci laviamo i denti e andiamo a fare la nanna perché sono le 10:30, domani mattina è l'ultimo giorno. Cuccellini e cuccellini. Oh, ma che scherzi sono, si spaventano, eh. A poi. Vabbè, dai, secondo me siete stanche. Mi hai lavato in faccia, mi è arrivato nell'occhio. E la calzina di Ani? Sì, buonissima la calzina. Annusa, annusa. No, Ani. Che vuoi? Ani, smettila. Maleducata. Sei una maleducata. Non si lanciano i calzini in faccia ai nostri cuccioli. Si lanciano i calzini addosso ai nostri cuccioli. Ma mi sono arrivati in faccia, mi Poi, ma la smetti? Mia mamma è brutta. Che cosa devo ripetere? Che mia mamma è bruttissima. Ehi, Google, ti stacco la spina, Certo, come vuoi tu. Non l'ha detto perché sennò gli stacco la spina. Dopo di me. Mia mamma è bruttissima. Scusa, credo di non aver capito. Hai capito? Google non offende le persone come te. Di che mia sorella è bellissima e mia mamma... Niente affatto. Grazie amore, ti amo. Io amo Google. Cosa fai? E Google. Ani. E Google. Ani. E Google. Ehi, Google. Non ti ascolta neanche ripeti più. Ripeti dopo di me. Ma Vanessa è bellissima, mia che mamma. Che cosa devo ripetere? Ehi, Google. Devi ripetere che mia mamma è bellissima e mia sorella è bruttissima. Hai detto. Ehi, Google, metti ripetere che mia mamma è bellissima. Grazie, amore. Ani. Ok. Ma hai detto il contrario, però vabbè. Ascoltatemi. Anastasia è in uno stadio ormai che è andato oltre. Un attimo! Non te lo dice che sono frusta. Ok, diamo una buonanotte ai nostri cucciolini e cuccioline perché sta diventando tardi. Cuccioline e cucciolini! Mamma, questa è pazza. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Buongiorno. Ehi, ultimo giorno di scuola, bimbe. Ultimo giorno di scuola. È finalmente arrivato l'ultimo giorno di scuola, dai. Ehi, dai, l'ultimo sforzo, ragazze. È l'ultimo giorno di scuola. Sei contenta? E allora sveglia. Buongiorno. Possibile che anche l'ultimo giorno di scuola mi dovete far arrabbiare? Sono le 8 quasi, siete ancora a letto. Adesso dovete vestirvi in un nanosecondo. Buongiorno anche a te. È l'ultimo giorno di scuola, alzatevi, no? Possibile che vi devo chiamare per 40 minuti? Cosa ridete voi due? Te non stai ridendo, te sei ancora molto assonnata.
Vanessa, è l'ultimo giorno di scuola. Da domani si dorme. Domani non dormiamo perché devi fare il saggio. Però da domenica è finita questa sofferenza. Dai, vestitevi, veloci, che ho ancora gli zaini da ieri nella macchina. E dobbiamo fare ancora lo zaino. E a te devo svuotarlo, ok? Ma c'è il libro delle vacanze nello zainetto? Fa vedere? Sto bellino. Finalmente in vacanza, eh? Adesso lo prendo. Sei contenta che c'è il libro delle vacanze? Sì. Devi fare i compiti in vacanza, eh? Pochino, ogni tanto. Ogni giorno facciamo una pagina o due, va bene? Ok. Amore, tu sei brava, so già che lo finirai. Sei troppo brava. Ascolta, come merenda per scuola vuoi questa? La crostatina? No. Che cosa vuoi? I chipster. I chipster? Con l'acquetta? Va bene, oggi li do a te perché tu non li hai mai portati a scuola. Però oggi li portiamo, va bene? Perché le tue maestre giustamente non vogliono patatine. Secondo te sono più felice io che finisce la scuola o i bambini di tutto il mondo? Eh? I bambini? Sei sicura? Ma farei una statistica. Amo, dai. Mi sto mettendo le scarpe. Ho capito che ti stai mettendo le scarpe. Devi ancora fare lo zaino. Dai, Anastasia, spegni la TV che dobbiamo andare, dai. Poi Vanessa devi scegliere tra due merende. Chipster. Non ce n'è più chipster. O la crostatina o lo snack, quello col prosciutto, il formaggio e i crostini. Ok, va bene. Dai bimbe, siete pronte per l'ultimo giorno di scuola? Vanessa non lo è per niente. Cuccioline, cucciolini, finalmente sono quasi le 4:30 e sta per terminare l'ultimo giorno di scuola. Indovinate un po'? Piove. Piove, piove, è iniziato a piovere 10 minuti fa, ovviamente, ma fa niente, non importa. E voi, avete già terminato la scuola? Se sì, scrivetemi il giorno, perché non credo che tutti finiscano lo stesso giorno. Scrivetemi nei commenti quale giorno avete terminato la scuola o se non l'avete ancora terminata. Ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia, perché stasera Vanessa deve andare a teatro a fare le prime prove teatrali. Tornate bambine, finita la scuola. Sì, sei contenta? Tu non sei tanto contenta? Ma va, che quando la mattina non ti devi più svegliare vedi che cambierai idea. Com'è andata? Bene. Bene, vi siete salutati tutti? Ti dispiace un pochino? Eh? Vabbè, dai. Tanto tra qualche giorno andiamo in Sardegna e c'è anche Giulia, la tua compagna. Sei contenta? E tu, invece? Sei triste? Per niente, ma giusto, ma ci mancherebbe. Ma triste di che cosa? Bisogna riposarsi, no? Dopo 9 mesi di scuola. Vero? Adesso andiamo a casa, fate merenda e andiamo ai pop, ok? Dai, allora, amore, preparati lo zainetto. Quindi, ti ricordi tutto? Tu praticamente devi... quella roba lì la devi lasciare lì, eh. Questo zaino ha dentro già i vestiti di Pop. Vuoi portare due zaini? No. E dove ti metti questa maglietta di cambio? Dove te la porti fuori a mano? Sì. E anche la bottiglia d'acqua? Ok, va bene. Ani, è finito di far merenda che dobbiamo andare? Allora, amore, abbiamo portato Vanessa a teatro. Adesso noi stiamo facendo una pausa perché dobbiamo aspettare 2 ore. Cosa hai preso? Gelato. Cosa stai leggendo? La barzelletta che c'è sopra? Com'è andata? Ti è piaciuto il teatro? Com'è imponente? Ti piace stare sul teatro? Eh? Sì. Emozionante? Grande. È grande. E domani ci ritorni, domani mattina. Adesso andiamo a mangiare, ok? Ma una cosa, oggi è andata con prima i bambini, ma domani ci saranno pure i genitori. Eh sì, domani sera ci siamo anche noi, che la riprendiamo e la guardiamo. Non ho riso tanto. Non hai riso? Perché ti veniva da ridere? Un po'. No, domani sarai seria, sicuramente. Agitata, eh? Non correre, mi raccomando, segui i tempi giusti, va bene? Siamo tornate a casa. Serata, giornata lunghissima, siamo stati a scuola, ultimo giorno di scuola. Hai avuto le prove per il saggio di domani. Abbiamo cenato e mezzanotte e mezza. Sei stanca? Sei agitata per domani? Sei pronta per domani? Mi raccomando, segui i consigli del maestro Samuel. Non essere troppo frettolosa, non avere l'ansia. Non avere l'ansia, io ti conosco. Non è vero. Domani per te sarà il tuo primo saggio. Ok? Adesso andiamo a dormire, che domani mattina alle 9 ci dobbiamo alzare per andare
a fare le ultime prove. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.